Salve ragazzi, io sono Pain Master e da qualche giorno è uscito Mortal Kombat Aftermath, il DLC che contiene un capitolo aggiuntivo per Mortal Kombat 11 che ne continua la storia direttamente da dove l'abbiamo interrotta, prendendo però come riferimento il finale in cui Liu Kang decide di farsi aiutare da Raiden per resettare il tempo, quindi è quello il finale canonico, non è quello con Kitana. Devo dire che tutto sommato l'intera storia è stata carina da seguire. Ci sono state un bel po' di belle scene, belle da vedere, però come c'era da aspettarsi, come era prevedibile già solo dalla premessa, si è trattato semplicemente di un filler, perché praticamente non facciamo altro che ripercorrere di nuovo eventi della storia di Mortal Kombat 11 per poi andarci a ritrovare di nuovo esattamente allo stesso punto di prima. Finisce praticamente dove finiva la storia principale. È stato purtroppo quasi tutto inutile, perché le premesse del finale sono rimaste le stesse. Però andando con calma andiamo ad analizzare quali sono stati tutti i punti più alti di questa storia e anche quelli bassi, perché purtroppo, ahimè, ci sono state anche alcune scelte che non ho per niente condiviso, lo storytelling si è andato un po' a perdere in alcuni punti, ma andiamo subito a vedere. Come dicevo, la storia inizia esattamente dove finiva prima, però nel mentre che Liu Kang stava cercando di resettare il tempo, di riscrivere la storia, escono da un portale Shang Tsung, Nightwolf e Fujin, che erano stati praticamente sigillati in una zona al di fuori del tempo da Kronika per essersi rifiutati di aiutarla, e quindi con la sua morte si sono riusciti a liberare. E quindi questo crea un sacco di interrogativi sul fatto che se Kronika ha la possibilità di bandire tutti i personaggi che non la vogliono aiutare, allora per quale motivo durante Mortal Kombat 11, quando ha ripescato gente dal passato, ha tirato fuori anche personaggi che potenzialmente potevano ostacolarla e che effettivamente lo hanno fatto perché l'hanno fermata? Se lei effettivamente ha il controllo, perché la teoria principale era che lei non lo avesse il controllo su chi poteva richiamare, se lei invece ce l'ha e ha anche la possibilità di bandire i personaggi che ritiene pericolosi, che ritiene che non possano esserle d'aiuto per il suo piano finale, allora per quale motivo non lo ha fatto? Il piano di Kronika crea ancora molti molti dubbi. E non dico che sia roba che non è possibile spiegare, dico semplicemente che loro non lo hanno fatto. Guardandolo dall'esterno, il suo piano sembra estremamente ingarbugliato, troppo pieno di incognite, pieno di un sacco di varianti che potrebbero mandare a sfacelo qualsiasi suo tentativo di vittoria. Non è un piano bello liscio in cui ogni cosa è a suo posto e lei corre dritta verso la vittoria, perché ogni secondo tutto può cambiare. Non ha mai la certezza, sembra che non abbia mai programmato niente per bene ed è assurdo perché questo piano lo sta programmando da ere ed ere, da diverse timeline. Dovrebbe ormai sapere come dovrebbe muoversi. Non si sa, forse le piace la sfida, le piace il fatto di avere dei nemici, boh. Comunque, andando avanti, Shang Tsung spiega che per poter utilizzare la clessidra di Kronika c'è bisogno anche del suo diadema, della sua corona, e senza di essa non è possibile controllare e resettare il tempo. Il piano è quindi di utilizzare quel poco della clessidra che si può utilizzare per mandare indietro nel tempo Shang Tsung, Nightwolf e Fujin per recuperare la corona di Kronika quando essa si trovava proprio sull'isola di Shang Tsung, quindi per evitare che finisca mai nelle mani di Kronika, in modo così da garantire al 100% la vittoria dei protagonisti. Liu Kang e Raiden restano invece lì a supervisionare che le cose vadano bene e a controllare la clessidra. Il trio viene però spedito direttamente all'interno dell'arena di Shao Kahn, durante l'esecuzione di Kotal Kahn in pubblico e con pochissimo tempo a disposizione, perché manca davvero poco al momento in cui Kronika manderà Cetrion sull'isola di Shang Tsung per andare a recuperare la corona. Il trio allora decide di fuggire attraverso una botola che si trovava lì per riuscire a raggiungere l'isola senza essere scoperti e quindi senza che la loro missione venga interrotta, cosa che però non avviene perché il Collector si accorge di loro e li attacca. Venendogli contro anche questa nuova specie di mostri che non avevamo mai visto, questi gattoni giganti, di cui, dopo la battaglia contro Collector, che non si dimostra un avversario all'altezza, Fujin uccide in maniera estremamente brutale, davvero overkill. Purtroppo Nightwolf ci ricorda che siamo nel momento in cui Kitana sconfigge Shao Kahn,
Ringraziando il cielo, siamo nelle segrete e quindi non assistiamo di nuovo alla patetica scena in cui Shao Kahn viene sconfitto, perché è stata davvero una scena ridicola. Ma a quanto pare effettivamente non è morto Shao Kahn, come invece presumevo tanto tempo fa alla prima visione della trama di Mortal Kombat 11, perché poi lo rivediamo ricomparire, ma ci arriveremo dopo. Dopodiché il trio discute su quale sia la mossa successiva da fare. Nightwolf preferirebbe andare direttamente all'isola di Shang Tsung a recuperare la corona, mentre Shang Tsung propone di cercare nuovi alleati, cosa che però si fa estremamente difficile per il fatto che sono tutti coinvolti nella storia i personaggi principali, quindi andare a chiedere a uno di loro di aiutarli cambierebbe il corso della storia, cambierebbe questa timeline, quindi bisognerebbe scegliere qualcuno che non sia direttamente coinvolto. Per questo motivo Shang Tsung propone Sindel, propone di rapire il Revenant e purificarlo per farla tornare buona e una loro alleata. Proposta che viene accettata dagli altri due e che praticamente è quella parte di trama che andrà ad occupare metà dell'intera storia di questo DLC. E sì, a posteriori sappiamo che il piano di Shang Tsung prevedeva che scegliessero proprio Sindel, gli serviva proprio lei come alleato, e quindi la sua proposta era mirata proprio a scegliere lei, non è che gli serviva un alleato a caso, l'aveva posta così solo per evitare che sospettassero di lui. Però effettivamente di personaggi non coinvolti in questa storia ce n'erano tanti, tanti anche più forti di Sindel, che era stata posta come l'unico personaggio capace di sconfiggere Cetrion e per questo motivo alleato di valore per andare a recuperare la corona. Ma di personaggi alla pari, personaggi in grado di sconfiggere Cetrion, che potevano andare a chiamare, ce n'erano un bel po'. Taven, ad esempio, Shujinko, personaggi che in quel momento non erano coinvolti ma che erano lì da qualche parte, in qualche regno. Ma vabbè, la realtà dei fatti è che Aftermath era semplicemente una scusa per andare a inserire nella storia tutti quei personaggi DLC che hanno fatto uscire nei precedenti Combat Pack. La prima tappa è quindi la Terra, dove devono recuperare una porzione di Jinsei per purificare l'anima di Sindel. Mentre nel frattempo Kronika viene a conoscenza del fatto che il trio si è liberato dal portale oscuro in cui li aveva infilati e che questo poteva significare solo che in qualche modo lei aveva perso, era stata sconfitta nel futuro. Quindi per fermarli invia Geras e Frost. Mentre sono al tempio, Shang Tsung attiva una trappola dei Shaolin per evitare di finirci dentro e uno dei primi easter egg della storia è il fatto che infilzato nelle lance c'è ancora fresco il cadavere del personaggio che utilizziamo nella cripta, che quindi diventa canonico all'interno di questa storia, anche se, ahimè, è anche canonicamente deceduto. Mentre si trovano al Tempio Shaolin, vengono attaccati da Geras e da Frost, accompagnati anche da un numero esagerato di cyborg ninja, e dopo una lunga ed estenuante battaglia, Fujin e Shang Tsung si ritrovano vittoriosi. E un altro fantastico riferimento che ho trovato in questa scena, la scena di combattimento del trio contro Geras, è il fatto che questa scena ricorda molto il trio di Mortal Kombat Deception, quindi Shang Tsung, Raiden e Quan Chi, quando si scontrarono contro il Re Dragone Onaga. So it was that a new alliance was formed out of desperation. Sworn enemies join forces to combat a greater threat. Poi mi è anche piaciuto molto il fatto che in questa battaglia Geras ha utilizzato alcune delle sue mosse speciali, che è una cosa che sì, vediamo spesso fare da altri personaggi, come ad esempio Scorpion, lo vediamo spesso tirare il suo kunai con la catena, ma Geras ha utilizzato anche tutti i suoi vari portali di sabbia, che di norma servono solo per teletrasportarsi da una parte all'altra dello schermo in combattimento, e che quindi vedere invece in questo ambiente tridimensionale, in questa battaglia, è stato interessante. Comunque, i tre alla fine riescono a sconfiggere momentaneamente Geras tagliandogli le braccia e Shang Tsung lo spedisce tramite un portale da Avik nel Chaos Realm,
per far sì che gli tenga Geras occupato per un po', in modo che non dia fastidio al trio per un bel po' di tempo. Il trio va poi nel Netherrealm per andare a recuperare il Revenant di Sindel che devono purificare. E lì si imbattono nel Revenant di Liu Kang, che si dimostra estremamente potente, e anche nel Revenant stesso di Nightwolf. Dopodiché il trio viene catturato, combattono contro i Revenant, quello di Nightwolf quasi uccide Shang Tsung, e quindi egli, per sopravvivere, dopo che i suoi alleati erano riusciti a sconfiggerlo, ne assorbe l'anima per potersi rigenerare. Sconfitti i Revenant e recuperata Sindel, l'ultimo passo è di andare nell'Outworld, a infilare tutti gli ingredienti nel pozzo delle anime. Per farlo devono chiedere permesso alla regina Shiva, che è stata posta a guardia di esso e che, essendo stata in passato la protettrice di Sindel, decide di accettare, senza avvisare Kitana e quindi andando più o meno contro i suoi ordini. È qui che le cose vanno malissimo per tutti, perché prima vengono fermati da Baraka, che era accompagnato da Iron Black, e ne segue uno scontro. E la presenza di Aaron Black qui, che è un personaggio estremamente dimenticabile ed inutile, era semplicemente una scusa per farlo combattere contro Nightwolf, per fare una un po' ridicola scena di cowboy contro indiano d'America, che si potevano anche evitare effettivamente. Dopodiché vengono fermati anche da Jade, ne segue un altro scontro, e Jade le avvisa che in quel momento non possono usare il Pozzo delle Anime, perché lo sta usando già Kotal Kahn per guarire la sua spina dorsale che era stata spezzata da Shao Kahn e che quindi anche fossero riusciti a proseguire avrebbero dovuto aspettare il loro turno. Una volta uscito dal pozzo e risvegliato, Kotal Kahn cerca di scontrarsi contro il gruppo perché a quanto pare nel mondo di Mortal Kombat nessuno ascolta le motivazioni, tutti prima prendono a pugni e poi fanno domande, ma ovviamente, essendo che era appena uscito dal Pozzo delle Anime e si era appena ripreso, non aveva le forze e le energie per poter combattere. Quindi il trio, con l'aiuto di Shiva, riescono a tenerlo fermo giusto il tempo necessario per infilare Sindel nel Pozzo delle Anime. Dopodiché, dopo che si è ripreso leggermente, Kotal Kahn prova a combattere contro Shiva, minacciando anche di tagliargli le braccia come ha fatto con Goro, ma ovviamente fallisce miseramente perché Shiva lo sconfigge. Arriva infine sulla scena pure Kitana con tutta la sua armata. Segue ennesimo scontro e alla fine, dopo che sono stati stesi tutti, Sindel torna in vita. Riabbraccia Kitana e svela a tutti che in realtà non si era suicidata come si pensava fino a questo momento, ma era stata uccisa da Quan Chi perché ritenuta da egli un grande motivo di distrazione per Shao Kahn. E Sindel è purtroppo un personaggio che hanno totalmente distrutto in questa storia di Aftermath, perché come vi ho già detto, come già si sapeva con l'uscita del DLC, quando l'avevano aggiunta giocabile all'interno di Mortal Kombat 11, hanno rovinato il suo background, e quindi qui ci veniva posta come il personaggio buono e amorevole che eravamo abituati a conoscere, e francamente speravo restasse così per tutto il corso della storia, ma non è questo il caso, ma ci arriveremo dopo. Il punto è che effettivamente a questo punto della storia hanno cambiato totalmente la timeline, hanno interferito con un sacco di personaggi, sono entrati a contatto con praticamente tutto l'Outworld solo per resuscitare Sindel come loro alleata. A questo punto, visto che comunque il punto della storia è effettivamente cambiarla, è andare a recuperare la corona, è andare a rovinare il corso degli eventi, non capisco perché si sono posti tutto questo gran problema nel farlo, nell'andare a cercare un alleato che non fosse coinvolto negli eventi per non cambiarli, quando se alla fine dovevi cambiarli, se alla fine hai interferito e hai avuto contatti con altri personaggi, allora a questo punto potevi reclutare loro, potevi cambiare tutta la storia, tutto il corso degli eventi, andando a reclutare altri personaggi, andandogli a spiegare che cosa stava accadendo. Cioè, capisco il senso del cercare di minimizzare il più possibile i contatti e i cambi, e capisco anche i motivi per cui hanno resuscitato proprio Sindel, cioè c'erano dei motivi nascosti da parte di Shang Tsung, e ci arriveremo. Però effettivamente, a conti fatti, Nightwolf si è fatto convincere troppo in fretta quando era contrario a farlo, quando era contrario a andare a recuperare alleati. Cioè, l'unica giustificazione per cui i fatti sono andati così è perché Shang Tsung voleva che andassero così e gli altri glielo hanno permesso.
e francamente trovo sia una motivazione fiacca. Dopo tutto questo si arriva finalmente sull'isola di Shang Tsung per recuperare la corona, e i fatti si svolgono più o meno come si sono svolti anche nella storia principale. Quindi arrivano i Revenant, si combatte e alla fine Fu Jin e Shang Tsung vanno a recuperare la corona. E si scontrano con Jax accompagnato da Noob Saibot. E ho apprezzato molto il combattimento che ne è seguito tra Fu Jin e Noob Saibot, che è un chiaro riferimento a tutto ciò che è successo in Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero. Quegli eventi vengono anche citati proprio dai dialoghi dei personaggi stessi, che Noob Saibot, riferendosi proprio agli avvenimenti di quel gioco, va a rimarcare il fatto di essere già stato in grado in passato di sconfiggere Fu Jin. Dopodiché, dopo un dialogo cuore a cuore tra Fu Jin e Jax, lo riescono a convincere a stare dalla loro parte e si impossessano della corona. Nel frattempo Cetiron viene mandata sull'isola da Kronika e viene avvisata di non cedere al suo lato buono, e quindi Cetiron cambia il suo allineamento, cambiando il suo costume, e diventa malvagia, che è una cosa che fa molto storyline of wrestling, il fatto che i personaggi cambino allineamento così in un lampo. Cetiron raggiunge quindi l'isola e si scontra contro Sindel, e si arriva quindi allo scontro decisivo, perché Sindel è stata resuscitata in quanto unico essere in grado di contrapporsi a Cetiron, ma in realtà sembra essere molto in difficoltà contro di ella. Quindi interviene anche il trio e alla fine tutta la squadra assieme riesce a sconfiggerla. Si arriva poi a quello che fu il punto cruciale della storia di Mortal Kombat 11, quello in cui Raiden, utilizzando di nuovo l'amuleto di Shinnok, quasi viene corrotto di nuovo, per poi scoprire che la timeline era stata resettata più e più volte da Kronika, e in ognuna di esse egli si era scontrato con Liu Kang e lo aveva ucciso. Stavolta i fatti vanno in maniera leggermente differente. Raiden effettivamente soccombe al suo lato oscuro, diventa Dark Raiden di nuovo per un breve periodo di tempo, e ciò temo sia dovuto proprio alla presenza di Shang Tsung, che ha tirato fuori da Raiden il peggio di sé, ma viene poi fatto rinsavire da Fu Jin, che gli spiega come stanno le cose. Arriva sulla scena Kronika, che ferma il tempo per tutti tranne che per Hidei, Raiden e Fu Jin, e per Shang Tsung, e svela infine a tutti il motivo per cui Shang Tsung ne sa così tanto sulla corona: perché è stato lui a forgiarla. Ne segue uno scontro in cui Fu Jin, indossando la corona, riesce a sconfiggere Kronika. A questo punto tutti i combattenti si preparano alla battaglia finale. Si danno appuntamento al mare di sangue, dove ammasseranno la loro armata per andare ad attaccare la fortezza di Kronika, sconfiggerla e prendere possesso della sua clessidra. Nel frattempo però Sindel si trova nell'Outworld, e dopo aver ucciso le guardie Shokan, che si stavano beffando di Shokan, lo stavano picchiando e che si stavano preparando anche a giustiziarlo, ella lo libera, sconfigge Shiva, che aveva scoperto i suoi piani malvagi, infila l'imperatore dentro il pozzo delle anime e lo guarisce totalmente. Ci viene quindi svelato che in realtà stava cospirando da parecchio tempo con Shang Tsung, e che quindi anche dopo essere stata resuscitata è rimasta malvagia. Dopo aver eliminato Geras e aver preso di nuovo il controllo dell'armata Shokan, Shokan con Sindel si radunano effettivamente alla spiaggia sul mare di sangue, ma per attaccare le forze speciali, per poi, dopo averle sconfitte, rubare il loro galeone. Dopodiché il galeone comandato da Shokan riesce a raggiungere quello di Kitana e Liu Kang, lo abbordano e durante la battaglia abbiamo anche le prime vittime importanti. Il primo è Kung Lao, che viene buttato fuori bordo nel mare di sangue, che sappiamo essere un mare senza fondo, quindi Kung Lao è presumibilmente annegato in esso. Dopo la morte di Kung Lao, Kitana si scontra in prima persona contro Sindel ed ella rivela la porcheria che hanno deciso di inserire nella trama, cioè il fatto che in realtà è sempre stata malvagia, ha sempre finto, ed è stata lei a uccidere King Gerard perché lo riteneva un debole e ha sposato di sua volontà Shao Kahn perché ne condivideva gli ideali. Ma siccome questa retcon la trovo una grande stronzata, farò finta che non sia mai stata fatta e che non esista. Mi tapperò le orecchie e farò la 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 e mi rifiuterò di ascoltarla e mi rifiuterò di accettare il fatto che abbiano modificato così tanto la backstory di Sindel, andandola a snaturare completamente e a rovinare totalmente il personaggio. Era carina la teoria che avevano alcuni, secondo la quale c'era la possibilità che in realtà Sindel credesse di essere realmente malvagia perché gli era stato fatto un ulteriore lavaggio del cervello, ma no.
sono stati banali anche in questo e hanno deciso di sottolinearlo il fatto che in realtà non è stata mai comandata da nessun sortilegio, non le è mai stato fatto nessun lavaggio del cervello, è semplicemente malvagia perché sì. Ne segue una battaglia in cui Shao Kahn e Sindel ne escono vittoriosi e catturano Kitana e Liu Kang. Shao Kahn si proclama ancora una volta imperatore e dimostra clemenza verso tutti i suoi sottoposti se rinunceranno a Kitana e accetteranno di obbedire solo a lui. Dopodiché il gruppo di Fujin, Raiden e tutti gli altri attaccano i Revenant rimanenti perché devono catturare il Liu Kang Revenant per poterlo fondere con il Liu Kang non Revenant per poi dare i suoi poteri per arrivare praticamente agli eventi del finale della storia principale. Quindi attaccano la loro fortezza, combattono contro i demoni, Raiden si rimette di nuovo a combattere con le sue fighissime lame di fulmini, dopodiché si scontra contro il Revenant di Liu Kang, a cui però durante lo scontro si spezzano inspiegabilmente le gambe. Questo perché in realtà nel frattempo Shao Kahn sta torturando Liu Kang originale che aveva appena sconfitto e catturato, e lo sta facendo spezzandogli le gambe a martellate. E dopo essere attraccato, Shao Kahn si proclama imperatore anche verso tutto il popolo di Kotal Kahn dopo aver mostrato la sua testa mozzata, quindi dimostrando ancora una volta che Kotal Kahn è il Khan più scarso della storia. Le ha prese sempre a destra e a manca e non si è mai dimostrato un combattente valoroso. Ha subito più sconfitte che vittorie. Non ci viene mostrato il destino di Jade, ma è molto probabile che sia stata uccisa anche lei. L'armata di Shao Kahn quindi assalta anch'essa la fortezza dove stavano combattendo le armate di demoni comandate dai Revenant contro l'armata di Raiden, Fujin e tutti gli altri. In quel momento Fujin consegna la corona di cronica a Raiden per condividerne il fardello, ma il grande colpo di scena è che in realtà non si trattava di Raiden, ma era Shang Tsung che ne aveva semplicemente assunto le sembianze. E dopo averla indossata ritorna giovane, ed era anche ora che sfruttassero anche questo suo costume alternativo. Gli dei provano a contrastarlo, ma vengono sconfitti dalla superiorità dello stregone con la corona, che quindi riesce ad assorbire l'energia vitale di entrambi. Per poter competere, Kronika assorbe quindi i poteri di Cetrion e si arriva praticamente allo scontro finale. Shang Tsung con Sindel e Shao Kahn si introducono nella stanza della Clessidra, si scontrano contro i Revenant, li uccidono e dopodiché Shang Tsung tradisce anche i suoi nuovi alleati andando a spiegare quello che era il suo prevedibile piano, cioè quello di essere l'imperatore supremo e che quindi non aveva mai avuto l'intenzione di aiutare Shao Kahn, ma lo stava semplicemente usando come sua pedina. E quindi ne assorbe l'anima, come assorbe anche l'anima di Sindel. Ed era prevedibile, effettivamente Shao Kahn è sempre stato sconfitto da Shang Tsung perché lo ha sempre sottovalutato. Dopodiché Shang Tsung sconfigge anche Kronika e l'assorbe, e si ritrova incontrastato a poter comandare la Clessidra. In quel momento compare sulla scena il Liu Kang, dio del tuono e del fuoco, che svela il suo reale piano. In realtà non era rimasto indietro a comandare la Clessidra, si era semplicemente fatto da parte perché il suo piano prevedeva che fosse Shang Tsung a sconfiggere Kronika, fosse Shang Tsung a vincere. Gran parte del piano era supportarlo in modo da arrivare a quel momento, e aveva avvisato di ciò anche Fujin all'inizio della storia, quindi anche Fujin lo sapeva, per questo motivo era d'accordo con tutte le sue decisioni, per questo motivo aveva supportato la resuscitazione di Sindel, per questo motivo non si era opposto così tanto a Shang Tsung, perché sapeva che il piano finale era quello di farlo vincere, perché Liu Kang, dopo aver utilizzato la Clessidra, aveva scoperto che era il metodo migliore per assicurarsi la vittoria, anche se ciò ha comportato il sacrificio di molti combattenti, ma perché in realtà lo scopo di Liu Kang è comunque quello di resettare il tempo, quindi in realtà tutti questi avvenimenti verranno resettati, non saranno mai avvenuti. Ci ritroviamo quindi allo scontro finale, quello tra Shang Tsung e Liu Kang. Uno scontro finale che è anche lo scontro finale del primo Mortal Kombat. È un grandissimo richiamo al passato ed è bellissimo vedere come tutto si concluda esattamente come è iniziato. Però questa volta sia Liu Kang che Shang Tsung si ritrovano al massimo del loro potere. Vediamo il loro viaggio alla conclusione, vediamo la loro progressione arrivata al culmine,
rispetto al loro primissimo scontro, in cui entrambi ancora non avevano visto niente. Tra l'altro, prima dello scontro c'è stato un dialogo che, non so, a me sembra un riferimento a Star Wars La Vendetta dei Sith. Però in realtà non so se è una cosa voluta oppure no. They will live again in my new era. Your new era. You underestimate my prowess, chosen one. And security to my new empire. Your new empire? You underestimate my power. Durante la battaglia finale possiamo scegliere da che parte stare. E quindi ci ritroviamo di fronte a due finali. Scegliendo quello di Shang Tsung, speravo in un finale un po' più soddisfacente, qualcosa come un finale in cui Shang Tsung, con la corona al massimo del suo potere, utilizzando la Clessidra, andasse a creare una qualche situazione interessante. Invece ci ritroviamo di fronte a un finale in cui si proclama imperatore, diventa gigantesco, non so per quale motivo, in realtà non deve essere il massimo della vita passare l'eternità gigantesco e seduto su un trono mentre tutti i tuoi sottoposti conquistano tutti i reami. Comunque quello era il suo scopo finale, quello era il suo grande sogno, e presumibilmente una volta conquistati tutti i reami gli andrebbe a finire come andava a finire nel finale di Armageddon di Shao Kahn, in cui una volta conquistato tutto conquistabile e ritrovato senza uno scopo è impazzito totalmente perché non sapeva più che cosa fare. Perché quello è il punto: quando lo scopo finale del cattivo è conquistare tutto, una volta che lo raggiunge, che cosa fa? Cosa se ne fa con ciò che ha conquistato? È solo per status symbol, per dimostrare di avere il potere, ma una volta che l'hanno raggiunto non sanno più che cosa fare. Sarebbe stato interessante invece andarlo a espandere questo concept, andarlo ad analizzare, fare qualcosa come fece la Marvel qualche 5 anni fa nel suo reboot di Secret Wars, in cui il Dottor Doom diventava praticamente il dio di un nuovo mondo e andava a creare un nuovo universo fatto da tanti pezzi degli universi paralleli precedenti fusi assieme. Quello che ricordo come l'ultimo bel evento della Marvel prima che andasse tutto in scatafascio, ma questo è totalmente un altro discorso, ma una situazione del genere l'avrei apprezzata. Non sarebbe sicuramente per niente stato il finale da cui avrebbero continuato la saga di Mortal Kombat, come non lo è neanche il finale che abbiamo effettivamente potuto vedere in questo Mortal Kombat Aftermath, perché è molto autoconclusivo, è molto fine a se stesso, è invece presumibilmente il finale canonico quello di Liu Kang, quello che otteniamo se scegliamo lui durante l'ultimo combattimento. In quanto dopo aver sconfitto Shang Tsung, egli si polverizza, diventa sabbia e scompare, e Liu Kang dichiara che non ci sarà spazio per lui durante la nuova era, non ricomparirà mai, non sarà mai infettata la nuova timeline dalla sua malvagità. E dopodiché si mette a manovrare la Clessidra e resetta di nuovo il tempo. E quindi il finale, alla fine, è praticamente lo stesso della storia principale. Liu Kang si mette a resettare la timeline utilizzando la Clessidra. Però la grande differenza è che stavolta abbiamo una scena aggiuntiva, una piccola scena in cui Liu Kang, una volta resettato il tempo, si presenta fisicamente di fronte al grande Kung Lao nel tempio Shaolin del Loto Bianco e gli annuncia che lo aiuterà ad allenarsi perché lui è il prescelto che presto dovrà combattere. E questa cosa è fantastica perché ci butta giù le basi di quello che potrebbe essere un eventuale Mortal Kombat 12, ci dà i primi indizi, perché Mortal Kombat 12 potrebbe effettivamente proseguire da questo punto. Però questo finale merita un'analisi a parte, che fatta in questo video lo renderebbe ancora più estremamente lungo di quel che è, e quindi me la riservo per un video successivo. Trovo però estremamente interessante la possibilità che la linea temporale resettata da Liu Kang vada a mostrarci il primo torneo del grande Kung Lao senza però la presenza di Shang Tsung, perché Shang Tsung è stato eliminato dalla timeline, quindi le cose saranno totalmente diverse, andrà tutto diversamente da qui in poi. Potrebbe cambiare tutta la timeline proprio a questo momento, già da 500 anni prima gli avvenimenti del primo gioco. Inoltre sì, è bizzarro il fatto che Liu Kang, con tutti i suoi poteri, con la possibilità di resettare il tempo, vada comunque a creare una timeline estremamente simile a quella precedente, andando comunque a creare regni che si combattono a vicenda, andando per l'ennesima volta a creare il Mortal Kombat, ma in realtà non conosciamo le regole della Clessidra. Siccome
comunque anche tutte le timeline create da Kronika sono molto simili tra di loro, c'è la possibilità che certe cose non sia possibile cambiarle. Gli avvenimenti, la presenza di alcuni piuttosto che altri combattenti, sono cose che sono scolpite nel tempo, che non si possono cambiare. Si può solo cercare di ridirezionare la storia nella maniera più soddisfacente possibile. Ed era questo il piano di Kronika. Stava cercando di fare ciò, e quindi probabilmente è anche ciò che sta cercando di fare Liu Kang. Vedendosi impossibilitato a cambiare completamente la storia, ha deciso di andare ad intervenire in quello che considerava il momento cruciale da cui tutto è cominciato, quindi il torneo del grande Kung Lao, che sicuramente andrà diversamente proprio per la mancata presenza di Shang Tsung. Quindi non si sa effettivamente che cosa stia succedendo in quel momento, perché magari senza Shang Tsung a combattere Mortal Kombat, l'Outworld non ha avuto tutte le vittorie che ha avuto invece nella timeline precedente. Può anche darsi che invece sia in svantaggio, e anzi è molto probabile che sia così, perché Liu Kang è intervenuto per andare ad aiutare il Regno della Terra, per andare ad allenare il grande Kung Lao e per quindi avere già dei campioni pronti a combattere. Sono un sacco di premesse interessanti che potrebbero andare a scolpire quello che sarà il futuro di Mortal Kombat. Ma per ora Mortal Kombat termina qui, e termina qui anche tutto questo DLC. Era carino, è stato carino da guardare, ci sono state delle belle coreografie di combattimento, è stato interessante vedere l'alleanza tra Shang Tsung, Fujin e Nightwolf, è stato bello vederlo per la prima volta dalla parte del bene, anche se in realtà stava cospirando comunque anche lì. È stato fantastico vedere Fujin come protagonista, vederlo così tanto presente all'interno della storia. Però anche questo DLC soffre di tutti i problemi di quello precedente. Ci sono parecchie inconsistenze per quanto riguarda la potenza di diversi personaggi nel corso della storia. Il brodo è stato allungato inutilmente, aggiungendo tantissime scene solo per allungarlo, senza che effettivamente rendessero più interessante la storia, senza che andassero ad aggiungere qualcosa di importante. Ed è stato troppo poco Mortal questo combat, esattamente come la storia precedente, cioè ci sono state scene violente come siamo abituati a conoscerle, ma principalmente sono morti personaggi sullo sfondo. I protagonisti non hanno mai subito niente, ed è questo un grande male, perché non ci sono stati colpi di scena, non c'è stato niente di così emozionante, cioè il fatto che Sindel era malvagia ormai lo sapevamo già, e quindi sarebbe stato invece un colpo di scena se gli scrittori fossero rinsaviti, fossero tornati sui loro passi e avessero cancellato questa porcata. Che in realtà Shang Tsung stesse cospirando, ce lo aspettavamo tutti, non era questo gran colpo di scena, e tra l'altro ci è stato svelato a metà della storia, quindi non è stato niente di che. E tutti i vari personaggi contro cui si sono scontrati, anche quelli usa e getta, sono sopravvissuti, che ha reso molto più banali i combattimenti, perché non c'era tensione, non c'era la tensione che era invece presente nel 9, in cui da ogni scontro poteva conseguire anche la morte dei personaggi. Qui abbiamo visto solo la testa di Kotal Kahn e Kung Lao cadere nel mare, cioè poca roba, quando invece già solo il Collector, che è stato utilizzato per una singola scena, eliminarlo in quell'unica scena non avrebbe modificato la trama, ma avrebbe reso la scena un po' più soddisfacente. Stessa cosa per altri personaggi come Baraka e Ron Black. Tutte occasioni sprecate per aumentare un po' di più la pericolosità di ciò che stavano affrontando questi personaggi. Invece tutta la pericolosità è stata data da Shang Tsung, che assorbiva a destra e a manca le anime dei combattenti. Inoltre c'è da dire che sì, belle scene, bella storia, ma siamo tornati al punto di partenza. È stato un filler di 2 ore, tutto quello che è successo era praticamente inutile. Alla fine le premesse sono le stesse, il tempo sarà resettato da Liu Kang, quindi anche non giocandolo, anche non sapendo niente di ciò che è successo in questo aftermath, se continueranno in Mortal Kombat 12 da qui, cioè da Liu Kang che resetta il tempo, questo DLC non ci serve, non ci serviva per andare a goderci il sequel. Tutto ciò che ci è stato mostrato di nuovo, che fa effettivamente avanzare in avanti la trama, è stata quella minuscola scena finale di Liu Kang che va indietro nel tempo e parla col grande Kung Lao, ma è fin troppa poca roba. Era già ovvio dal primo trailer che la trama non sarebbe andata avanti, anche perché difficilmente sarebbero riusciti a far proseguire la storia con lo stesso cast di personaggi, che li limitava parecchio, avrebbero dovuto creare totalmente da zero roba nuova. Invece praticamente per questo aftermath
hanno utilizzato gli stessi asset che avevano a disposizione, parecchie scene precedenti, stesso cast dei personaggi, era più facile proseguire così. Ma essendo che questo filler è piuttosto costoso, il fatto che non abbia un'effettiva utilità in termini di trama, il fatto che aggiunga 2 ore alla storia senza poi andare a parare da nessuna parte, perché il finale torna ad essere esattamente lo stesso, è un po' insoddisfacente, è un po' troppo poco, ecco, è troppo poco anche per il prezzo che chiedono. Quindi a conti fatti, penso di aver apprezzato di più la trama di Mortal Kombat 11 piuttosto che quella di Aftermath. Ho apprezzato comunque parecchie scene di Aftermath, ho apprezzato parecchio il cast di protagonisti, la loro caratterizzazione. Non ho apprezzato il fatto che questa storia fosse essenzialmente inutile. Ma detto questo, penso che questo video possa anche concludersi qui. Qual è invece la vostra opinione riguardo? Cosa avete apprezzato di Aftermath e cosa invece non avete gradito? Fatemelo sapere nei commenti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!